autrice di numerose pubblicazioni, testi che utilizziamo, tanto sei conosciutissima, quindi non hai bisogno di me, ti stavamo aspettando. Ringrazio tantissimo per questa bellissima presentazione e per l'invito. Allora, io inizierei il discorso collegandomi con quello che è stato appena detto dal dottor Lamberti. Vi faccio vedere questo documento che è stato proposto dall'International Continence Society, dallo Yuga, che fa proprio riferimento a quelle che sono le situazioni che riguardano la presa in carico del management conservativo del pavimento pelvico rispetto alle figure professionali. Vediamo che le figure professionali coinvolte possono essere molte, con dei ruoli diversi, quindi parliamo di ruoli educazionali, di ruoli di promozione della salute e di prevenzione, ma la riabilitazione intesa come esercizio muscolare, quindi esercizio fisico, specialistico e biofeedback del pavimento pelvico, riguarda la figura del fisioterapista, quindi delle figure diverse con degli approcci diversi alla problematica dell'incontinenza urinaria e del dolore pelvico, di tutto quello che è problema del pavimento pelvico. Quindi la riabilitazione è come un grosso cappello, sotto un grosso ombrello in questo caso, sotto il quale troviamo il counseling, la terapia comportamentale, la maternal care, la fisioterapista, l'esercizio terapeutico e la riabilitazione intensiva del pavimento pelvico. Quindi il ruolo del fisioterapista chiaramente è quello di valutare, andare a trovare quelle che sono le criticità, seguire un programma riabilitativo che possa in qualche modo portare la donna a raggiungere un benessere. E di qui quindi il titolo della mia relazione. Parleremo del controllo motorio, del rinforzo muscolare e del training funzionale del pavimento pelvico. Sappiamo che il pavimento pelvico non è facile da andare a trovare, da allenare, da contrarre per una donna che non ha magari delle conoscenze approfondite. In effetti le aree corticali di riferimento del pavimento pelvico sono molte, ma sono piccoline. Sappiamo però anche che tramite la riabilitazione, quindi tramite la periferia, possiamo influenzare il centro, e cioè l'allenamento muscolare aumenta la rappresentazione delle aree corticali di rappresentazione del pavimento pelvico stesso. Infatti nella figura sotto vedete le aree prima di un approccio riabilitativo, ci sono, come vedete sono molte le aree di competenza, e nel disegno sopra vedete invece come dopo un ciclo di riabilitazione la rappresentazione corticale del pavimento pelvico è aumentata. Ma non solo, se osservate si vedono delle aree che prima non c'erano, che si sono quindi specializzate appunto nella competenza perineale. In questo secondo lavoro, ancora più interessante se vogliamo, vediamo come le aree motorie di rappresentazione del pavimento pelvico sono vicinissime a quelle motorie del tronco. Ecco perché allenando il core noi riusciamo molto spesso a rinforzare anche il muscolo perineale, perché le aree si compensano tra di loro, quindi i movimenti del tronco riguardano e in qualche modo sono facilitati dalla contrazione del perineo e viceversa. Vediamo quindi qual è il razionale dell'esercizio per la prevenzione e il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico. Farò riferimento a quest'articolo della Caribou, farò riferimento naturalmente alla linea guida dell'International Continence Society e a questo testo che è scritto dal guru della riabilitazione, quindi Caribou, Bermans, la Morved e la Van Campel. Allora, perché dobbiamo allenare il pavimento pelvico? Beh, dobbiamo allenarlo perché il pavimento pelvico è particolarmente importante, garantisce la continenza e naturalmente può in qualche modo quindi evitare che ci possano essere delle problematiche relative appunto all'incontinenza urinaria. Quindi il pavimento pelvico partecipa alla continenza e mantiene i visceri all'interno della cavità addominale in maniera anatomicamente corretta. I movimenti del pavimento pelvico quindi sono dei movimenti che vanno ad aumentare tramite la contrazione prevalentemente poi del costrittore dell'uretra, vanno ad aumentare le pressioni di chiusura uretrale. Perché fare esercizio? Beh, perché durante la contrazione del muscolo perineale noi possiamo andare a ridurre l'ampiezza dello iatus, quindi andiamo a ridurre l'ampiezza dell'uretra, l'ampiezza della vagina, l'ampiezza dell'ano,
perché, come detto prima, durante la contrazione perineale andiamo ad aumentare le pressioni di chiusura uretrale, quindi una importante garanzia di continenza, perché durante la contrazione il muscolo perineale solleva i visceri, quindi ne garantisce l'anatomia corretta, e anche perché la contrazione perineale permette in qualche modo di facilitare l'inibizione dello stimolo, quindi può in qualche modo andare a influenzare anche sintomatologie non di incontinenza, ma di urgenza urinaria. Qui vediamo quelli che sono i movimenti di un muscolo perineale normale. Un muscolo perineale normale dovrebbe essere un muscolo tonico, simmetrico, essere in grado di contrarsi ma anche di rilassarsi in maniera corretta, e soprattutto il muscolo perineale è un muscolo che dovrebbe essere in grado di contrarsi in maniera proporzionale agli aumenti della pressione intraaddominale, quindi il suo è una continua modulazione rispetto a quelle che sono le necessità della vita quotidiana. Quindi il muscolo deve avere delle componenti contrattili importanti, delle importanti componenti viscoelastiche, e queste dipendono chiaramente dall'elasticità di tensione del numero delle fibre muscolari e dalla pressione osmotica delle cellule. Però noi ci troviamo spesso a dover in qualche modo affrontare problematiche di ipotonicità del muscolo perineale, e quindi tutte queste caratteristiche che abbiamo appena visto nelle nostre pazienti molto spesso non ci sono. Ma non solo troviamo muscoli ipotonici, spesso troviamo anche a dover affrontare delle situazioni dove il muscolo è stato particolarmente danneggiato, per esempio dopo un parto, dove possiamo trovare una vera e propria avulsione, manca fisicamente una componente muscolare. Quali sono quindi le teorie che possiamo prendere in considerazione per proporre un buon allenamento? E qui faccio di nuovo riferimento alla Caribò. Beh, la prima cosa che dobbiamo cercare di ottenere con l'allenamento è che la donna abbia conoscenza del pavimento pelvico, ce la abbia forte e sia in grado di contrarlo prima degli aumenti della pressione intraaddominale. L'altra teoria è che il muscolo dovrebbe essere allenato secondo un lavoro strenuo, e vedremo in che cosa consiste questo tipo di allenamento. E naturalmente poi il muscolo perineale dovrà essere messo in sinergia con la muscolatura dell'addome, perché ormai sappiamo che i due gruppi muscolari si integrano tra di loro. Io credo che per quanto riguarda la presa di coscienza del muscolo perineale, l'utilizzo della RUSI, quindi della riabilitazione tramite l'immagine ecografica, sia estremamente interessante, possa facilitare la presa di coscienza dei pazienti. Quindi che cosa facciamo? Chiediamo alla donna di venire con la vescica un pochino piena, le facciamo vedere la sua vescica sullo schermo del computer, le facciamo notare come la parte inferiore, naturalmente il pavimento pelvico, vedrete che durante la contrazione la donna può vedere proprio fisicamente il suo muscolo che si innalza. Questo è più efficace del biofeedback, perché naturalmente è un'immagine più reale di quello che succede. E possiamo far vedere anche come durante il colpo di tosse, se la contrazione non è valida del muscolo perineale, la vescica scende in maniera importante. E questo permette alla donna di comprendere perché è necessario contrarre il pavimento pelvico prima. Avete visto come è scesa la vescica? Allora, dire a una donna: ok, adesso tu prova a tenere stretto il muscolo e poi tossisci e vedi l'effetto che fa la tua contrazione, è estremamente importante, ripeto, dal punto di vista della presa di coscienza e di quella che poi è la capacità di utilizzare meglio il pavimento pelvico. Naturalmente noi utilizziamo l'ecografia soltanto come feedback e non per fare diagnosi o cose di questo tipo, è uno strumento semplicemente di visualizzazione della componente muscolare. Per quanto riguarda invece il lavoro strenuo, non ci sono delle regole vere e proprie, nel senso che il lavoro strenuo dovrebbe essere comunque proposto alla donna secondo le sue caratteristiche, che possono partire dall'indice di massa corporea piuttosto che dall'attività fisica che fa durante il giorno e di quelli che sono anche i danni che ha a livello del pavimento pelvico. Sappiamo però che la forza muscolare è la massima quantità di potenza, di energia, che il muscolo può sviluppare in uno schema di movimento
movimento specifico ad una certa velocità. E sappiamo anche che il muscolo perineale è esattamente uguale, si comporta esattamente come tutti gli altri muscoli del nostro corpo. Quindi, se dobbiamo avere degli obiettivi rispetto al training di lavoro strenuo, dobbiamo andare ad aumentare la forza del muscolo, dobbiamo andare a modificare la morfologia del muscolo, andare in qualche modo ad aumentare quelli che sono i fattori neurologici e soprattutto andare ad aumentare la stiffness del muscolo stesso. Quali sono i determinanti della forza? I determinanti della forza sono che la contrazione dovrebbe essere sempre una contrazione volontaria, massimale, che vada a reclutare il maggior numero possibile di fibre muscolari, più vicine possibile alla totalità della contrazione. La seconda determinante è che a livello muscolare devono esserci una corretta distribuzione di fibre fasiche e di fibre toniche. Noi sappiamo che con l'allenamento possiamo modificare la numerosità e la percentuale di fibre toniche piuttosto che di fibre fasiche, anche se chiaramente sono in parte determinate geneticamente. La terza cosa che dobbiamo sapere è che è importante il controllo neurale, la possibilità del muscolo di coordinarsi con altri gruppi muscolari. Pensiamo quando è necessario tenere stretto il perineo perché magari starnutiamo e contemporaneamente stiamo attraversando le strisce pedonali, quindi la contrazione del perineo coordinata con tutte le altre situazioni funzionali del nostro corpo. La propriocezione e naturalmente anche l'esterocezione. Che cosa possiamo fare invece per aumentare l'ipertrofia? Che naturalmente si intende per ipertrofia il volume muscolare. Dobbiamo lavorare appunto sulle fibre fasiche, sulle fibre toniche, andare quindi a determinare prima di proporre l'esercizio qual è il deficit che è presente nella muscolatura della nostra paziente. Normalmente lo sappiamo, è il deficit della fibra tonica, e quindi proporre degli esercizi che vadano ad aumentare appunto il reclutamento tonico. Un'altra cosa che dovremmo fare è aumentare gradualmente i carichi di lavoro, quindi esercizi sempre più difficili, esercizi sempre più duraturi dal punto di vista della contrazione nel tempo, e contemporaneamente andare a ridurre gli intervalli e le pause tra una contrazione e l'altra. Per quanto riguarda il pavimento pelvico, è importante sapere che l'allenamento migliore è andare a proporre una contrazione concentrica della muscolatura perineale. Il muscolo perineale ha dei movimenti molto, molto piccoli, molto brevi, i punti di inserzione non sono molto distanti da di loro, ed è estremamente importante appunto in qualche modo andare a lavorare su contrazioni concentriche. Adesso vedremo poi come si devono fare queste contrazioni. Meglio ancora se la contrazione concentrica ha una durata di almeno 6 secondi ed è in qualche modo alternata da contrazioni invece isometriche. Come facciamo a farlo? Beh, con l'unico strumento, il più bello strumento che abbiamo a disposizione come riabilitatori, che sono le nostre dita. Quindi, inserendo le dita all'interno della vulva, noi potremmo richiedere delle contrazioni concentriche, chiedendo alla donna la massima contrazione e stirando il muscolo, delle contrazioni statiche, mantenendo la contrazione e impedendo l'escursione muscolare, delle contrazioni dinamiche, chiedendo la contrazione e permettendo l'escursione muscolare rispetto a una controresistenza che decidiamo di volta in volta a seconda della risposta e della faticabilità della muscolatura stessa della donna. Quindi l'unico strumento che ci permette davvero di lavorare secondo delle regole di recupero della stiffness muscolare, della ipertrofia muscolare, è proprio l'utilizzo delle nostre dita. Non esiste nessun altro strumento che riesca a farci arrivare a questi obiettivi. Una volta raggiunte queste caratteristiche, dovremo però insegnare alla donna a modulare la contrazione. Quindi è meglio allenare, una volta appunto recuperate queste caratteristiche di cui abbiamo parlato, allenare la donna ad effettuare delle contrazioni submassimali, che sono quelle che più facilmente poi garantiranno anche la continenza.
Non dobbiamo dimenticarci poi quello che abbiamo detto all'inizio, che il muscolo perineale fa parte del core. Quindi, una volta rinforzata la muscolatura, la che concorrono poi direttamente anche al miglior funzionamento del muscolo perineale stesso. Quindi su quali muscoli lavoreremo? Sugli stabilizzatori locali, il multifido, il trasverso, naturalmente anche il pavimento pelvico, che è uno stabilizzatore locale, perché quando questi muscoli sono più deboli viene meno anche la possibilità di utilizzare la muscolatura perineale. Pensate a una donna che ha mal di schiena, che ha un atteggiamento posturale che non le permette di contrarre in maniera corretta il multifido o la parete addominale, quella donna avrà più difficoltà a contrarre il perineo al momento opportuno. E poi lavoreremo anche sugli stabilizzatori globali, quindi sul addominale con delle contrazioni isometriche, sul quadrato dei lombi, sugli obliqui. Perché questo? Perché da questi muscoli arrivano quei feedback che faranno sì che il muscolo perineale poi si contragga in maniera proporzionale agli aumenti della pressione interaddominale. Conosciamo da tempo ormai quelle che sono le sinergie tra il muscolo perineale e il trasverso dell'addome. Tutto vero, tutto perfetto. Ricordiamoci però una cosa, che Hodge, quando ha pubblicato questo lavoro, lo ha fatto su donne che avevano mal di schiena, erano donne continenti, quindi per loro la coattivazione tra il trasverso e il perineo era una coattivazione corretta. Ma nelle donne incontinenti il perineo è più debole. Se noi lavoriamo troppo sul trasverso, pensando in questo modo di andare ad attivare il perineo, potremmo fare l'errore di andare a rinforzare troppo il trasverso, che parte già in vantaggio perché è quello sano, ma il trasverso è un muscolo iperpressivo, quindi può andare a spingere verso il basso, aumentare quindi la pressione sulla vescica o addirittura facilitare in alcuni casi il peggioramento di un prolasso, perché l'organo si trova, il viscere si trova proprio dietro il muscolo, quindi se questo è troppo forte rispetto al perineo non facciamo il bene delle nostre pazienti. Due parole sul Pilates. Negli ultimi anni viene proposto anche come tecnica di riabilitazione per il muscolo perineale, stroncato naturalmente da questa revisione sistematica della Caribò, che dice che in effetti il Pilates non può essere un buon aiuto se non in situazioni dove non c'è un grosso problema. Quindi può essere buono per una forma di prevenzione nei confronti di un'eventuale problematica perineale, ma non può risolvere il problema dell'incontinenza. Addirittura in questo articolo viene descritto molto bene come durante il Pilates e anche durante lo yoga, se non si chiede alla donna di contrarre prima, quindi di fare lo knack, la contrazione veloce del muscolo perineale prima degli aumenti della pressione intraaddominale, se non si chiede appunto questa contrazione, il collo della vescica durante l'esercizio può scendere di addirittura 17 mm, che è tanto. Mentre la contrazione del muscolo trasverso dell'addome effettivamente può essere di aiuto, a patto che sia una contrazione gentile. Quindi la contrazione del trasverso deve essere sempre richiesta di entità inferiore rispetto alla richiesta della contrazione del muscolo perineale. Non deve vincere il trasverso, perché se vince spinge verso il basso. Ci sono anche tecniche proposte ultimamente di riduzione della pressione intraaddominale, tecniche molto, molto proposte in questo ultimo periodo, anche queste sono estremamente valide. La tecnica più conosciuta di riduzione della pressione intraaddominale è la ipopressiva, termine utilizzato da Cofrie per le sue proposte riabilitative. L'unica pecca di questo tipo di approccio sta nel fatto che la contrazione del perineo è un rinforzo che avviene per via riflessa, quindi vuol dire che in queste tecniche non viene richiesta la contrazione volontaria. Questo quindi va a influenzare il miglioramento corticale della conoscenza del perineo, perché non viene richiesta volontariamente la contrazione, quindi non si agisce a livello corticale. Ma sappiamo comunque che il diaframma deve essere preso in carico dal punto di vista riabilitativo. Il diaframma
è fondamentale perché, come dicono i francesi, il muscolo perineale respira, i muscoli del perineo sono sinergici a quelli della muscolatura diaframmatica, quindi lavori di sblocco diaframmatico, lavori sulla respirazione sono estremamente utili e devono essere in qualche modo proposti alla donna, al punto che i francesi, proprio per questa loro idea bellissima della respirazione del pavimento pelvico, dicono che una rieducazione perineale è imperfetta se in qualche modo non si viene ad associare l'espirazione, quindi la mobilizzazione anche del diaframma respiratorio. Quindi, se diamo per conosciute le relazioni che ci sono tra il perineo, il diaframma, la parete addominale, la postura e in qualche modo consideriamo anche i lavori presenti in letteratura, dovremmo proporre alle nostre pazienti, prima di tutto, un rinforzo del muscolo perineale, arrivare a proporre lavori strenui e andare a aumentare quella che è la stiffness e l'ipertrofia muscolare. Dopodiché l'esercizio dovrà essere preferibilmente, poi chiaro ogni persona è diversa dall'altra, questa è una regola generale, dovrebbe essere proposto in massimo allungamento di colonna, maggior distanza c'è tra le spalle e il bacino, minore la pressione all'interno della cavità addominale, si partirà sempre da una contrazione del perineo, poi viene a essere richiesta, abbiamo detto che altrimenti poi diventa troppo forte, la contrazione del trasverso durante un'espirazione e questa espirazione e questa contrazione verranno mantenute per tutto il tempo di un'espirazione fisiologica, circa 5 secondi. Dopodiché, durante l'espirazione, verrà indirettamente messo in gioco anche la parete addominale con una contrazione isometrica, quindi il retto addominale non si accorcia, non vengono quindi ad aumentare le pressioni all'interno dell'addome. La comprensione quindi di questi elementi di biomeccanica ha in qualche modo modificato anche quelli che erano gli approcci degli ultimi anni nei confronti di una proposta riabilitativa. Sappiamo che l'unico muscolo che è in grado di dare la continenza perché aumenta le pressioni a livello uretrale è il perineo. Quindi il perineo deve essere sempre il primo a essere contratto, dopodiché possiamo inserire tutti gli esercizi che vogliamo. Ricordiamoci, il perineo diventa quindi lo starter di ogni esercizio che proponiamo alla donna. Di esercizi ce ne sono tanti, abbiamo visto, possiamo inserire esercizi di respirazione, esercizi di contrazione isometrica. L'importante però, ripeto, diamo importanza al perineo perché lui è l'unico che sia in grado di gestire le problematiche disfunzionali delle nostre pazienti. E vi ringrazio per l'attenzione.